Voglio vedere la tua presentazione. So che vai matto per questa roba. Forza, stupiscimi. Beh, se insisti, il progresso è l'impulso primario della nostra specie. Nei secoli abbiamo curato malattie mortali, esplorato il mondo. Ah, ottimo. Sei passato in modalità marketing. Non mi interrompere. Un solo ostacolo ci impedisce di raggiungere il vero progresso, ed è il tempo. Non sono uno scienziato, per cui ti ripeterò ciò che mi hanno spiegato. A livello teorico, un buco nero rotante crea una deformazione dello spazio-tempo che permetterebbe di viaggiare nel tempo e nello spazio. Anni fa, William Joyce, tuo fratello, postulò l'esistenza delle particelle di Cronon, ora dette particelle Meyer-Joyce, che formano un campo che pervade ogni cosa, rendendo possibile il fluire costante e ininterrotto del tempo. Il progetto Promenade ha unito queste teorie per arrivare a manipolare il campo stesso, con risultati sorprendenti. C'è dell'altro, ma come prima infarinatura dovrebbe bastare. D'accordo, andiamo. Quindi si tratta di fisica quantistica. Paul, sai che mio fratello ha dedicato anni a quel rompicapo? È per quello che hai voluto Will come consulente. Quando è morto il dottor King, tuo fratello è stato il primo a cui ho pensato per rimpiazzarlo. Ok ragazzi, ciao a tutti, siamo su Quantum Break, come state vedendo. E niente, sentiamo e seguiamo il progresso della Benvenuto storia. Benvenuto al progetto Promenade. Oh, merda. I fondi non vi mancano. Cos'è questa roba? Il futuro, Jack. Stai ammirando la più grande scoperta della nostra epoca. Notevole, ma è Will lo scienziato. Io a che ti serve? C'è un motivo se siamo qui alle 4 di mattina, Jack. Mi serve una persona fidata. Devi aiutarmi a convincere Will. Sì, lo sospettavo. Quando tuo fratello ha intuito la portata di ciò che stavamo realizzando... Beh, conosci Will? Già. Ah, aspetta, devo prendere una cosa dalla scrivania. Will ha esagerato. Ha spaventato gli investitori blaterando di calcoli errati e pericoli, senza averne le prove. Funziona, ma ci taglieranno i fondi se non lo dimostriamo. Ma poi alla fine che cazzo ha preso dentro a quella scrivania? Cioè, ha fatto per prendere un qualcosa, poi ha pugno chiuso e si è messo il pugno in che tasca. Sai che non mi piace chiedere aiuto, ma sono nei guai fino al collo. I test che devo effettuare non sono esattamente legali e tu sei l'unica persona fidata a cui possa chiedere aiuto. Qualunque cosa abbia fatto Will, voglio rimediare. Volevo bene a mio fratello, ma non è stato facile. Di base è già tutto pronto. Potrebbe farlo chiunque, ma voglio che te ne occupi tu. Ok. Jack, grazie. Sapevo che avrei potuto contare su di te. Sì, non rompere il cazzo, ormai non fare tanto, è il presuntuoso. Allora, prendiamoci quest'altro. Ok. Altro oggetto della storia. Ce ne mancano altri 8 che non riuscirò mai a trovare. Questo cos'è? Gli schemi del condotto. Viaggiando in senso orario si va avanti nel tempo, in senso antiorario si torna indietro. Oh, è come se avessi inventato un orologio. Sì, in anticipo sui tempi. Madonna, devi spingere ragazzi, la leva indicata come flusso crono. Quella attiverà il nucleo. Io eseguirò delle verifiche per assicurarmi che ecco, resti... Ecco, io ho una stabile. Macchina di questi qua, ragazzi, per andare in internet con Minecraft. Una VPN, una macchina, un server di questo qua, ragazzi, fantastico. Questo, tutti i server. V per avanzare.
Il flusso di Cronon si sta avviando. Ok, dovrei rifarlo di nuovo. Sicuro sia tutto nella norma? I valori sono ben stabili. Che è stato? Il nucleo simula gli effetti di un piccolo buco nero rotante, per cui la sua accensione è un po' violetta. Un buco nero? Che stiamo collaudando di preciso? Presto lo scoprirai. Vieni, dobbiamo sollevare il condotto. Come ai vecchi tempi, eh? Non esattamente illegale, vagamente folle. Con Paul non eravamo nuovi a bravate, ma questa volta era diverso. Comunque, non avevo capito la gravità e la portata delle conseguenze di quel che avremmo fatto, come avrei potuto. Conoscevo Paul. Ostentava tranquillità, ma intuivo che era nervoso. Ci siamo. Sta accadendo davvero, Jack. Sarà straordinario. Tieni, prendi. Con questa chiave puoi attivare il condotto. Ma prendilo, però. Dobbiamo girare le chiavi contemporaneamente per attivarlo. Misure di sicurezza. Pronto? Sembra di lanciare un'atomica. Ehi, non stiamo lanciando un'atomica. C'è però solo un modo per scoprirlo. 3, 2, 1. Che cazzo, Paul? Che cos'è? Il condotto. Il passeggero entra da un'estremità, fa il giro, esce dall'altra e arriva al momento prescelto nel luogo fisico in cui si trova la macchina in quella data. Passeggero. Ehi. Questo è un condotto per... Tu vuoi entrare lì dentro, nella macchina, attraversando il tempo. È una cazzo di macchina del tempo. Io sarò il primo a farlo, Jack. E tu sarai il mio testimone. È una follia, Paul. Non ci sono garanzie. Che accadrà quando... La nostra squadra ha già dimostrato che funziona in fase sperimentale. È pronta. Ha superato ogni test, ogni verifica. Passeremo alla storia, Jack. Quello che devi fare è solo premere l'interruttore. Due minuti nel passato. Ricorda questo momento. What the fuck? Paul, cosa... Come... È tutto ok. Va tutto bene, stai calmo, Jack. Stai calmo? Ci sono due te, ti sei moltiplicato, cazzo! È esattamente ciò che sarebbe dovuto accadere. Questo... Lui, sono io. La versione futura di me stesso da... 2 minuti nel futuro. Il tuo io malvagio nel futuro. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile, cazzo, insomma. Immagina le conseguenze. Potremmo avvisare la gente prima di una catastrofe. Curare malattie prima che si diffondano. Ho già avuto questa conversazione. Ma anche il Beast non mi dispiace. Oh, Cristo. Entra nella macchina ora. Dobbiamo completare il ciclo. Sì. Certamente. Aspetta, Paul, che fai? È un cerchio che si chiude, Jack. Devo entrare nella macchina e tornare indietro al momento in cui ne sono uscito, in modo da... essere qui. E se non ci riuscissi? Non esiste nessun esse. Sono qui, è già successo. Hai visto anche tu, Jack? Funziona. No, è impossibile. È semplicemente impossibile. Non riesco neanche... Non possiamo fermarci ora. Proviamo l'altra direzione. Imposta la macchina su 5 minuti nel futuro. Che stai facendo? Oh no. Jack. Will. Devi aiutarmi qui. Dobbiamo spegnere la macchina.
No, fermalo! Stai zitto! Va a danneggiare il nucleo! Aspetta, non possiamo spegnere la pole, è ancora dentro! Stai zitto! Guardami! Metti giù la pistola e parliamone, ok? Non c'è tempo! Non sei lucido, metti via la pistola! Mio Dio, Will... Il tempo sta per finire! Jack, devi fidarti. Altrimenti... Fermalo, presto! No, devo tirarti fuori! Oddio, no! Wow, ragazzi, wow! Che figata! Stai bene? Credo di sì. Troverò come uscire. Assicurati che Will stia bene. Sì. Ok. Sentivo risuonare in testa le parole di Will. Il tempo sta per finire. Trova Will. Will stava qua sopra. Questo che cazzo è? Avrebbe dovuto funzionare. Ma che diavolo? È una follia. Will! Will, forza Will. Jack. Hey Will. Lo stadio zero. Cosa abbiamo fatto? Lei mi aveva avvisato. Sapevo che aveva ragione. Fin dal principio. Ho avvertito Paul. Avremmo potuto evitarlo. Ora è troppo tardi. Jack! Jack, lo scompartimento è bloccato! Non riesco a uscire! Andiamo! È bloccato! Sarebbe dovuto accadere! I valori... Estasi. È collassata. Jack! C'è altro modo. Entro nella macchina. Paul, aspetta, no! Jack! Vieni! Jack! Jack! Wow, raga, ma che figata è sto gioco! Forza! Possiamo scappare dalla botola da cui sono entrato! Non avrei mai voluto abbandonare Paul, ma non c'era modo di aiutarlo. Non sapevo dove sarebbe finito. Dentro! Avanti! Ma che diavolo! Veloce! Di qua! Fuga dal campo, parte 2. Jack, le tue mani. Dobbiamo continuare. Ma secondo me lui ha preso un potere adesso, tipo che ne no! so. No! Wow! Lui praticamente ferma il tempo! Jack! Ma lei... Cosa... Dai! Di qua! Muoviti! Wow. Era la prima volta che si manifestavano i miei poteri. Un'esplosione incontrollata di energia che ha salvato Will. Jack, la tua vicinanza all'impulso deve aver alterato il tuo rapporto con il campo di Kron. Will, quello che ho appena fatto...
Che diavolo sta succedendo? È quello che sto cercando di dirti. In un linguaggio comprensibile. L'esplosione ha danneggiato il tempo. Se il tempo è un uovo, quell'uovo ora è spappolato, cazzo. L'uovo del tempo è fottuto. Cosa? Che c'entrano adesso le uova? C'è una frattura temporale. Si sta allargando e porterà alla fine del tempo e... La porta! Cosa? Ah, chiusa. Mi hanno tolto l'autorizzazione. È inutile. Stai indietro. L'apro io. Comando, controlliamo la stanza Will, dei server. Basta. Ce ne sono altri. Nasconditi. Occhi aperti. Potrebbero essere diretti qui. Arrivano. Di qua. Avevo già messo in guardia Paul. Sui calcoli. Ne ho provato ad avvertire anche te. Puntandomi una pistola in faccia. Sì, una pistola. Il simbolo universale di stai zitto e ascolta, cazzo. Razionale come sempre, Will. Tu... No, cosa? Non lo so. Qui è libero. E se fosse risalito al laboratorio? Potrebbe essere tornato per fuggire con l'ascensore. Questa storia non ha senso. Oltretutto, che ci fai tu qui? È questo che ti preoccupa al momento? Paul mi ha chiesto di rimediare al tuo casino. Il mio casino? Ti rendi conto? Ci penso io. Non si vede niente lì dietro. Vado a controllare. Merda. Suonerà il cursore, il bersaglio avvistato fuori dall'ascensore di servizio. Sentito, andiamo. Non sai nulla di quel che è successo, Jack. Non eri qui. Succedono tante cose in 6 anni. Non deve diventare una questione personale. Vogliono farci secchi, Will. È già una questione personale. Senti, coinvolgerti in tutto questo era l'ultima cosa che volevo. Mi dispiace. Capisco. Ok, allora, dobbiamo cercare di scappare da sto cazzo di laboratorio. La frattura nel tempo peggiorerà. Dobbiamo fermarla prima che sia troppo tardi. Come? Innanzitutto andando alla mia auto. Tu sei più bravo con le porte. Will, eccala. Stai giù! Oddio. Bersaglio armato, apro il fuoco! Ok, e anche noi adesso credo che potremmo iniziare. Sì, l'avevo notato. Bello, preso proprio in testa. La cosa buona, ragazzi, che ci fa mirare dopo che stiamo... Will, stai giù. Getta la pistola, Joyce. Allora smettetela di spararci. Dannazione. Porca puttana. Allora, mi devo uccidere prima quello là in fondo. E ora che facciamo? Preso. Non l'ho ucciso. Attaccate il bersaglio. A questo dove cazzo è andato, scusa? Qui finiamo ammazzati. Ma stava qua. Ma che cazzo di salti fai poi? Ma che salti fai? Will, stai bene? Direi i colpi per la pistola sono infiniti. Quello era... Lo so, la situazione è fuori controllo. Avevo già usato una pistola, mi ero trovato in brutte situazioni. Era la prima volta che un esercito mi dava la caccia. Pistola, 3 abbiamo il mitra. Perfetto, beh, andiamo di pistola, tanto alla fine va benissimo. Non va bene. Non va bene per niente. Dai, lì c'è l'ascensore per alla fine abbiamo un'arma adesso. Sta scendendo, nasconditi. Non di nuovo. Sì, facciamolo secco. Attento. Hanno la divisa della Monarch. La Monarch? Perché la Monarch ci spara addosso?
Dimmelo tu! Giriamogli intorno! Ehi, per una volta io non c'è. C'è anche l'altro Joyce! Che cazzo sta stando? Sono furbi, l'intelligenza artificiale è veramente furba perché loro ci aggirano. Il tempo salta ancora. Non mi sorprende. Andiamo. Squadra incursori, avete catturato Jack e William Joyce. Sì. Hai sentito? Sanno i nostri nomi, sapevano che eravamo qui. Gli interesserà la macchina. L'ascensore è l'unica uscita. Proviamoci, da. Non possiamo prendere la tua auto. La Monarch potrebbe aspettarsi. Dobbiamo, Jack. È importante. Per chiudere la frattura, io... devo... dobbiamo prendere la mia... Nella sua auto, senti, secondo me, c'ha un computer o qualcosa di... Il tempo potenti. È in frantumi. D'accordo. Ma mi stai dicendo che possiamo ripararlo? In teoria. Avevo costruito un dispositivo a questo scopo, anni fa. Ma trovare la contromisura non sarà facile. La contromisura? Cosa... Ok. Che è successo? Forse le porte sono ancora aperte. Provo io. Da dove? Da qua? Oh! Attenti! Salvalo, dai! Oh, merda. Immobilizzato di nuovo. Sono riuscito a concentrarmi e a liberare Will, anche se il mondo era ancora immobile. Lol. Aveva ragione lei. Sulla frattura, no? E tutto il resto. Mi dà d'assalto. Ok, perfetto. Adesso che cazzo è? Operazione Università, Morgue Squadra Predatore. Vabbè, poi me lo leggo con calma questo. Dov'è la tua auto? Di qua. Missioni, corri, dai, cazzo. Cioè, guardate qua. Cioè, hanno bloccato tutto. Tutto bloccato. Ho incontrato quella ragazza. Voglio svenirla. Salviamola perché lei ci serve, credo. Non si sblocca. Ha funzionato con te. Perché non funziona anche con gli altri? Non ne ho idea. Forse ha a che vedere con l'esposizione al cronono. Guarda lì. Cazzo ne so che sta succedendo. Che stanno facendo? E perché? Stanno catturando tutti. Chiunque abbia visto cosa hanno fatto. Perché c'è qualcosa che forse nasconde un qualcosa. Ehi, non sei un po'. Arriveremo al parcheggio dalla sala conferenze. Fucile, dammi il fucile. Hai detto che ti eri preparato. Che sapevi che sarebbe accaduto. Come? Batwider. È complicato. Ti spiegherò in auto. Entriamo qui. La stasi è collassata. Per ora. No. No, la mia auto. Stanno pattugliando il parcheggio. Oddio, questa storia... Ok, Will, calmati, va bene? Me ne occupo io. Mi farò strada combattendo. Prenderò la macchina e la porterò qui. Sicuro di potercela fare? No, sei sicuro di poter aggiustare il tempo? No. Allora siamo pari. Lol. Ok, quindi, allora, prendiamoci il mitra e dobbiamo andare fuori, cazzo. Tieni, ti serviranno le chiavi. Ehi, Jack. Sta attento. Sì, dai, dai. Certo, ci proverò. Ma ammazzo tutti, mo. Ammazziamo tutti, mo. Mo facciamo la strage, proprio. Bello sto gioco, però, eh. Per fortuna che c'è internet e le crack. Allora, premi V per attivare la visione temporale e individuare i nemici, pericoli e oggetti. Abilità disattiva appena ti muovi. Ma cosa... Uno, i miei due, poteri stavano crescendo. Tre, lol. Cominciavo a percepire strane cose. Premonizioni.
E anche Echi del passato. Ho ricevuto ordini dal comandante Monarch. Mentre siamo qui dobbiamo trovare un'auto appartenente a William Joyce. Abbiamo una targa? Sta arrivando. Sarà boro, neutrone o... Ma dai. Occhi aperti! Ora dovrei essere in Thailandia. Sette parcheggi e dovevi scegliere proprio questo? Vai, uccisi tutti. Quindi fa questa... Allora, quando fa messo questa sequenza... Praticamente... vi per rilevare... Ho visto un eco del passato. L'arrivo di Will all'università. Okay, dovrebbe essere quella la macchina. Q... Spero di essere ancora in tempo. Quello è... Posso vedere il passato? Spero di essere ancora in tempo. Ci siamo. Spero di essere ancora in tempo. Ok, perfetto, la macchina. Oh merda! Per lanciare un blocco. Era scattato qualcosa. Potevo allungare le mani e fermare il tempo in una zona ben definita. Lasciami! Non sai quello che fai! Will! Cazzo! Vengono dal punto in cui ho lasciato Will. Devo tornare indietro. E in fretta. Via! Ora! Giuro che se mi succede qualcosa... Dai, almeno voglio completare... Non capisco, allora aspetta. Restare a distanza! Facciamo il giro! Alla larga! Cazzo, sparategli! Andatevi alle spalle! Mi serve copertura! Porca puttana, come se ne vanno le munizioni! Aggiriamolo! È difficile comunque, non cambio è di tanto piani. Semplice. Al diavolo l'auto. Devo tornare da quella. Prendere. Ok, inseguimento in biblioteca. Fatto, siamo già all'atto 3. Vabbè. Oh, una donna. Tu sei Jack Joyce. Hai capito, no? Lui dov'è? Dov'è mio fratello? Abbassa l'arma. Lo stanno portando alla biblioteca. Forse puoi ancora raggiungerli. Abbassa l'arma. Perché mi stai aiutando? Sei con loro? È complicato da spiegare. Senti, non so se puoi farcela, ma non perdere tempo. Grazie. Era la prima volta che vedevi Beth Wilder. Sì, ma di certo non la prima che lei vedeva me. Grande, grandissima. Sono fiera di te, sono molto fiera di te. Will. Will! Ok ragazzi, io chiudo qua il nostro primo episodio di questo fantastico gioco. Ci vediamo in un prossimo episodio. Niente, bella per voi e buona continuazione. Ciao ciao. Devo trovare Will. Sì, ho capito, ciao.